Ecco fatto. Cosa ne pensa, dottor Rob? È stupendo, dottoressa Ellie. Sembra proprio pelle di serpente. Incredibile che sia solo una vernice. È la magia dei nostri effetti speciali. Sanno ricreare materiali, colori, superfici della natura, dal ghiaccio alla seta. Ora vi spieghiamo come. Ogni effetto speciale può essere ottenuto utilizzando come supporto MDF, carte isolate o le essenze legnose più comuni. Il supporto deve essere preparato carteggiando accuratamente con carta a grana 150. I residui della carteggiatura devono essere quindi eliminati con un getto d'aria compressa, per poi procedere all'applicazione dei prodotti vernicianti. Si raccomanda di agitare accuratamente i fondi e le finiture una volta miscelati con relativi induritori, catalizzatori o diluenti. L'essiccazione indicata è prevista a temperatura ambiente. Procediamo con l'effetto Firenze Marmo. Per realizzarlo occorre il fondo poliuretanico bianco, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, la tinta nel colore desiderato, il diluente per tinta, la finitura acrilica, l'induritore per finitura acrilica e uno straccio oppure un tampone. Per l'applicazione occorre miscelare il fondo bianco con l'induritore per fondo poliuretanico e il diluente in rapporto 100 a 50 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4 ore. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 600. Miscelate la tinta con il diluente per tinta in rapporto 10 a 300. Applicate 10 o 20 grammi a metro quadro e subito dopo procedete alla spugnatura della superficie con tampone o carta assorbente intrisa di diluente. Questa operazione deve essere condotta in maniera disordinata, evitando la stracciatura al fine di ottenere un effetto disomogeneo e non ripetitivo. Interrompete la spugnatura non appena raggiunto l'effetto desiderato. Attendete 2 ore prima di procedere alla sovrapplicazione con finitura lucida miscelata con induritore per finitura acrilica e diluente in rapporto 100 a 80 a 40. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Ora tocca a voi sperimentare i nostri effetti speciali. E se avete dei dubbi, visitate la nostra pagina Facebook Milesi o collegatevi a www.milesi.com. Alla prossima!